benvenuti o bentornati sul canale Le Passioni di Francesco. Io sono Francesco e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Innanzitutto vi invito, come tutti gli youtuber che si rispettano, a mettere un like a questo video e a registrarvi il canale se trovate interessanti i contenuti. Venendo al video di oggi, vorrei cercare di accontentare tutti e tutte coloro che ancora dopo 2 anni guardano la recensione del monopattino e-bike monojet, evidentemente un monopattino che ha avuto un discreto successo e che spesso nei commenti mi chiedono aiuto per le diverse problematiche che incontrano nell'utilizzo. In questo video quindi vi racconterò alcune cose che ho scoperto su questo monopattino e cercherò di indicarvi alcuni ricambi utili per le principali problematiche che mi avete segnalato durante in questo tempo, in questo periodo di tempo in cui continuate a vedere. Ecco, questo, come vedete, è il Kugou Kirin S1 e praticamente il nostro e-bike monojet è un clone, o meglio, un'rimarchiatura di questo monopattino con tutta una serie di modifiche. Le modifiche principali che sono state effettuate sono la batteria del monojet è un po' più piccola e sempre nel monojet manca il Bluetooth e quindi l'app che serve per cambiare alcuni parametri nel Kugou Kirin S1. Ma bando alle ciance e incominciamo a vedere quali sono i principali ricambi che ho scoperto. Allora, iniziamo dai pneumatici. Pneumatici che sono solidi, non sono senza camera d'aria, ma sono da 8 pollici e sono, a mio parere, abbastanza confortevoli con quei buchi. Questo link che vi mostro è un link di AliExpress. Sempre su AliExpress trovate diverse altre possibilità di pneumatici, di offerte di pneumatici per lo stesso monopattino, quindi cercatene. Questo qui mi sembravano quelli proprio migliori per questo particolare monopattino. Potete trovare prezzi migliori, prezzi di consegna migliori, eccetera, eccetera. Veniamo al successivo ricambio: il parafango posteriore nonché freno, sempre per il nostro monopattino. Questo l'ho comprato personalmente, quindi vi posso assicurare la compatibilità col nostro monojet e anche il funzionamento, perlomeno quando l'ho preso io a suo tempo era un prodotto di ottima qualità. Veniamo a degli altri ricambi o accessori, soprattutto ricambi. In primis, una cosa che mi avete chiesto in diversi che hanno errori con la chiave inglese sul display, eccetera, e questi errori sono spesso provocati dalla rottura dei grilletti dell'acceleratore piuttosto che del freno. In questo negozio, che è il Kugou Kirin europeo, si possono trovare sia la manopola dell'acceleratore che quella del freno, che entrambe. In rete su YouTube a suo tempo avevo anche trovato un video che spiegava, faceva vedere come fare a smontarlo, rimontarlo e fare la sostituzione. Ve lo metto nella descrizione del video. Proseguiamo. Un'altra cosa molto molto utile è una batteria di ricambio. La batteria di ricambio l'ho trovata sul negozio Kugou italiano e sempre per il Kugou Kirin S1, quindi per non so come dire, il clone del nostro monojet. Chiaramente questa, come dicevo, dovrebbe avere una capacità in milliampere maggiore, quindi assicurare un po' più di autonomia, un po' più di spunto quando è carica. Comunque, provate, diciamo che tutte le batterie dopo un po' si
esauriscono, quindi avere un ricambio per la batteria mi sembra un'ottima cosa. Altro ricambio interessante e utile, trovato sempre sul negozio italiano, è la forcella anteriore con il suo ammortizzatore. Qualcuno di voi potrebbe averne bisogno perché con le buche, con le nostre strade terribili, potrebbe aver avuto problemi, distortature, eccetera, oppure avrebbe, diciamo, qualche altra necessità di doverla sostituire. Proseguiamo. Tra i ricambi trovati nel negozio Kumu italiano, il caricatore probabilmente meno indispensabile, però qualcuno potrebbe averlo rotto, qualcuno potrebbe averlo perso, quindi avere la possibilità di ritrovare il caricatore non è una cattiva cosa. Veniamo agli ultimi due ricambi che ho trovato. Uno è il controller, eccolo qua. Il controller è la centralina che gestisce tutte le funzionalità del monopattino. Credo che questa del QV Kirin S1 abbia una mappatura leggermente diversa, quindi potrebbe essere anche interessante per qualcosa. E buon ultimo, il ricambio del motore, quindi quello che sta sulla ruota posteriore. Quindi il motore che spinge il nostro monopattino, il nostro monojet, è un QV Kirin S1, che è praticamente identico. Bene, spero di non avervi annoiato, spero di avervi fatto vedere delle cose interessanti. E che dire, se appunto vi è piaciuto questo video, vi ribadisco di mettere un like. I like portano su nell'algoritmo di YouTube questo video, quindi è molto importante per il canale che sia sempre più visto. E appunto, se vi è piaciuto, potete anche premiarmi con una iscrizione al canale. Benissimo, vi saluto e al prossimo video.